Caterina Balivo, grande! Salve! Ce l'abbiamo fatta. Lui non ama le interviste. No, perché sempre le stesse cose. Appunto, sempre le stesse cose. Appunto. Ma sei bellissima, Caterina. Sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose. Quindi? Siamo così lontani, perché siamo così. Ah, vedo. Ma sul divano è bello. Ma chi l'ha fatto sul divano? Cioè, sono arrabbiato perché ho sempre visto il divano celeste, che ricordava anche i miei colori, mostra un divano rosso. È la nuova moda, siamo nel 2023, vedrai. Sì, è un po' giallo rosso, è vero che siamo a Roma. Questo è arancione, non c'entra niente col giallo e niente col rosso, arancione. Però quello azzurro era più bello. Azzurro? Era blu. No, ma quando era blu, scusa? Ho visto, ma loro vedono sul daltonico. Ma scusa, vieni da me, era rosso e bianco, no? No, era rosso e bianco. Ma noi dobbiamo parlare del colore del divano. Comunque, noi eravamo tanto giovani, ci siamo come conosciuti... eravamo giovani? Ma tu sei ancora giovane, no. Dai. Eravamo giovani, era il 2007. Che bella cosa. E succedevano tante cose belle. Stasera mi butto, ti ricordi? Ma che ti ricordi che abbiamo... che esperienza, io la valivo. Ma che dici che stavo con mio fidanzato e con tua moglie? Sì, avevo fidanzato. Ma sì! Guardate. Io direi, io ho capito il cosa tuo carattere, ho capito che ti piace al tuo fianco un uomo completo, praticamente, e io lo sono. A quale donna non piacerebbe? Assolutamente sì, fuori sono bello, insomma, non si può dire niente, certo. Somiglio molto a Giorgio Clooney di Mergellina. Molto dentro sono perfetto, sono veramente fatto bene, solo qualche piccolo rifinimento, devo smussare. Dove vuoi arrivare? Sto imparando, sto prendendo lezioni di canto e sto imparando a cantare. Vuoi sentire? Poi dice che le donne sono malfidate, Biagio Izzo. Buonasera Fiorella, quanto sei bella. Buonasera a tutti, grazie, buonasera. Miss Italia nel mondo 2008. Fiorella, sei arrivata con tuo padre? Sì. No, con il mio... Ehi, il mio fidanzato, chi, scusa. Tu? Ma che padre, sì. Guarda com'è, è giovanissimo. Ma non mi ricorda qualcuno vagamente? Disgraziato, padre, oh padre, guardate, ma sei di questo... Madonna, non mi si poteva guardare. Stavo girando il film di Pieraccioni, perciò mi ha fatto... Io adesso lo posso dire, è stato il mio primo e ultimo uomo televisivo. Perché ho detto, io voglio stare accanto soltanto uno come Biagio Izzo. Hanno buttato lo stampino e da allora sto da sola, ecco. Vabbè. Però ci siamo divertiti tanto. Molto divertiti. Anche è stata una delle mie prime esperienze come conduttore, non avevo mai condotto. Io a stento parlo italiano, cioè una difficoltà enorme. Devo prima pensare cosa dire e poi parlare. Guarda, pure i baci mi davi. Ecco, no, quelli sempre. Sempre. Beh. Adesso però, caro Biagio Izzo, io ho attivato il tritavolte. No, su coso lo odio. Non è possibile. Voi fate la televisione, vi divertite e noi ci rimettiamo le amicizie, perché dopo a casa ho fatto finta. Sì, ho fatto finta. Si arrabbiano, a casa. Caspita, sembra una sciocchezza, ma si arrabbiano veramente. Cioè, io tipo, ad esempio, il tuo primo tritavolte sono due uomini, due amici, che sono stati entrambi, secondo me, la tua volta buona, perché? Con Vincenzo Salemme. No, vabbè, Salemme. È cominciato con Salemme. Caspita, è il mio primo film, L'amico del cuore. Cioè, lui cosa ha detto? Tu sarai nel mio film. No, guarda, ha fatto una cosa bellissima, perché lui mi chiamò a fare questo spettacolo, era uno spettacolo teatrale, poi Rita Rusic ne volle fare un film, e lui mi chiamò a fare questa commedia. Io però non potevo perché ero già impegnato, e lui ci rimase male. Quando la Rita Rusic disse facciamo un film dell'amico del cuore, lui disse questa parte del Tassinara la deve fare Biagio Izzo. E la Rusic dice, ma chi è sto Biagio Izzo all'epoca? E lui disse, è un attore molto bravo e lo deve fare. Poi mi chiamò e disse, guarda Biagio, io ho detto lo devi fare tu, quindi... Beh, carino! È stata questa una grande gesto di grande anche se amicizia. Scusa, a tale quale però un po' ti ha maltrattato, Salemme. Ma rovinata il pezzo, l'unico pezzo che io sapevo fare, a me, giuro, era Pappalardo, se non sbaglio. Oh, chi l'è venuto là mi ha rovinato il pepe. Dai, scusi, il patano, mi ha rovinato. Guardate, allora, l'unico pezzo che sapevo, giuro che sapevo bene. Io non posso restare seduto in disparte, e arte ne parte, non sono capace di stare a guardare quegli occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo. Bravo, Linara.
ci suonate la prima volta nella smartphone. È tutto un film. Ma Matteo. Matteo, non è vero, non è stonato. Ascolta Matteo, è diversamente intonato. Matteo parla. Stavo cantando benissimo. Ah, ecco, meraviglioso, un cane. Bacia. Per me questo è un tale e quale shock. Bellissimo! Bongo la, bongo cia cia cia, parlami del Sud America. Quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più. Ancora! Bongo la, bongo cia cia cia, che si fa. Grazie, che bravo, bello. E questo... Beh, è l'unico modo per uscirmene da tale e quale, perché io lì sa che io, ragazzi, non so proprio, non è che non so cantare, proprio sono negato con tutto il povero Beccucci là, che poi si chiama Beccucci, lo chiamo Beccucci perché ne mettiamo sempre le doppie, e quindi io ho rovinato la vita, poverino. Beh, ma... però invece Paolo Antoni resiste a tale e quale. Ma il maestro è bravo. E tale e quale Paolo Antoni sapeva che tu venivi e sa benissimo come funziona il nostro tritavolte. Bravo. E gli abbiamo detto, guarda, a un certo punto Biagio Izzo dovrà scegliere. Già ho scelto, già ho scelto. E un altro. Ho già scelto. Senti che ti dice. Che lui? Nando Mosè. Ciao Biagio. Ogni occasione è buona per salutarti e per ricordare la nostra grande amicizia nella vita e meravigliosa complicità sulla scena. Sei lì da Caterina per raccontare di te. La tua umiltà ti impedirà di raccontare il tuo talento e la tua generosità, ma verrà fuori lo stesso. Sei il grande amico. È bello volersi bene. E io ti voglio bene. Ciao, fratellone! Ciao, lo devo tritare subito, subito. Lo trito su... addosso. Ah. Ah, posso infilarlo dentro? Ciao fratellone, ciao! Ah, da qua! Che brutta fine che hai fatto! E il nostro Paolo, ti ricorderemo così, ma ti vogliamo bene! Ti vogliamo bene! Ah, che cosa non bella. Chiedetemi poi perché io voglio solo Biagio Izzo accanto, cioè. Però scusami, tu hai anche accettato di stare con lui e Cirilli a tale e quale? Come mi hanno costretto, mi hanno pagato, che c'entra? Che c'entra? Invece noi qui è gratis, ve lo dico, anzi fatemi fare la promozione, perché facciamo com'è? Promozione. Dignità o fatturazione? Brava. O gratificazione o... alla promozione, ecco, aspettate, ecco qua. Vediamo alla promozione. Quindi Biagio Izzo in balcone, balcone. Dillo bene che non mi hanno pagato per fare. Lo dico io, non lo so dire. Biagio Izzo, balcone a tre piazze, uno spettacolo, una commedia scritta da Mirko Setaro di Tre Te, ti ricordi? E Francesco Velona, che è una mezza chiave, che però è bene. E con Mario Porfido, che è un attore straordinario. Venite a vedere questo spettacolo, vi renderete conto. Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Paciullo. Pensa che in un'intervista ho sbagliato il nome. Ti ho detto, regista. Ho detto un attore regista. Pino Labbate, si chiama Pino Labbate. Lo dico io. Pino Labbate. Ma perché? Senti l'abbiato. Pino Labbate. Ecco. Perdonami, Pino, ho detto il nome di un attore regista. Tutto questo è a Roma, dove? Alla Sala Umberto. E la vuoi fa bene sta promozione? Cioè, alla Sala Umberto, venite tutti, alla Via della Mercedes, se non mi sbaglio. È un teatro bellissimo, ben tenuto, e c'è Biagio Izzo ed è sempre festa. C'è ogni... quello di tale e quale, con Cirilli e Paolo Antoni. No, te lo devo far rivedere. No, te lo devo far vedere. No, perché? Ma Biagio, perché così vengono a teatro, pensa? È quello lì. Ma tu vieni a teatro, proprio? Certo, quando? Sì, pago. Sì, sì. Se non ci credo proprio. Paga! Ma che deve pagare? Ma ti voglio bene. Paga. Il suo personal coach Gabriele Cirilli e il terzo incomodo, Biagio Izzo, i tre tenori in
O Sole Mio. O sole, o sole mia, sta pronta a te. Male che ho messo i miei bambini a letto. I bambini tre a letto. Vabbè, a dormire. Chiudiamo. Carlo, siete stati, ci rende sangue. Siete stati i tre terrori. Il ragno si è mangiato la cervella. No, la cervella. Stay alive, stay alive. Ha, 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 stay alive, stay alive. Ha, 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 stay alive. Gioco di sembra. Prima di gemelli di Guidoni a punti dalle vespe. Che be- ha, 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 stay alive. Ah, che bello. Però ci divertiamo, là. Ora voglio sapere se Paola Antoni è già venuta a teatro alla Sala Umberto, visto che ci resterai fino al 19 novembre. No, spero che non venga, spero che non venga, assolutamente. No, non è ancora venuto, voleva venire alla prima, poi evidentemente con tale e quale, sai che là si fanno 4 giorni di prove estenuanti, ragazzi, è veramente un lavoraccio, però è, e quindi evidentemente ha avuto da fare. Vabbè, verrò con lui. Non ci credere proprio. Ma tu non credi a niente. Ti conosco come amica se vieni con lui. Niente. No, devo venire da sola. Da sola. Senti, la cosa che mi colpisce è che in questi ultimi anni, anche grazie a Stefano De Martino, un po' questa comicità napoletana si è riunita, un po' maschile, ve lo dico, un po' troppo maschile. Però... siamo uomini, ci possiamo fare. Come dobbiamo fare? Ho trovato una comica napoletana. Dove sta? Troviamole, cerchiamole, e non dico sì perché ti arrivano le freccette. Le donne, volete fare le comiche, venite. No, ma siamo sempre alla ricerca di donne. Vabbè, intanto però vediamo questo duo con Stefano, che è sempre un bel vedere. No, caspita, Stefano. È un bel ragazzo, è migliorato. Bella, mi bella. No, mettiti in fila, potresti dire, ma tanto il mio amico tranquillo. Però è vero, eh. Vabbè, ragazzo, ma poi al di là della bellezza è una persona straordinaria, una bella persona, come noi, mi piace per questo, devo dire la verità. Non è uno con la puzzotta, non è un VIP di quelli. Chi è che invece lo è? Dimmi un po'. Ma Balivo, per esempio. No, ma è simpaticissimo, Stefano. Abbiamo fatto anche uno spettacolo insieme. Lui può mangiare gelato, tu no. No, non sia mai. Anche no. Perché, Biagio, tra un po' è il tuo compleanno. Ma ne parliamo. Il 13 novembre. Ah, caspita. Non diciamo quanti anni, 61 anni. 61 anni? No, sono fatto vecchio. Però guarda, quanti glieli daresti? 50, dice la signora. 50? 50 anni. Ma magari, questo magari, 10 anni fa. Signora, e invece, guardiamo. Il problema è che è quello che conta sta sulla carta d'identità. Ma è sempre un ragazzino. Il nostro Giorgio di Mergellina con Stefano De Martino. Il sud è veramente una favola, dove cambia sempre la trama. Se nasci al sud ti raccontano la favola che un giorno per trovare lavoro dovrai partire. Per i turisti invece il sud è una vacanza da favola. Per i politici il sud è una favola da raccontare in campagna elettorale. Il sud è come Cenerentola, dove tutti, prima o poi, si fanno una scarpetta. Il terzo per vederti la bocca e il buio per illuminare. Ma che c'è da... Ma che stai facendo, Stefano? Biagio. Dai, illumina gli addominali! Signore e signori, Biagio Izzo! Vieni qua! Stefano, ma c'è una poesia. Ma che se ne importa di qualità artistiche? No. Ma tipo, tu, Stefano, vuoi seguire il mio consiglio? Sì. Vuoi fare il botto? Sì. Vuoi spaccare? Sì! E allora spogliati e cacci gli addominali! Sì. Dai. Fai vedere qualcosa! Merita! Allora, Biagio, qual è stata la tua volta buona? Cioè quel momento che tu dici questo è stata la volta buona perché sono successe delle cose. Durante un matrimonio in particolare, non i tuoi matrimoni, dove eri magari ospite, non invitato, magari lavoravi, non te lo spieghiamo perché non voglio entrare nel privato, oppure la televisione, qual è stata la tua volta buona? Guarda, è proprio questo passaggio che c'è stato dai matrimoni. Sai che io ho fatto un duo comico
per anni a Napoli eravamo Bibi e Cocò. Ma con Ciro Maggio. Con Ciro Maggio, che era Cocò, eravamo famosissimi, popolarissimi. Famosissimi. Ma i Duran Duran non erano niente a confronto a noi. No, voi ridete, ma, però ma non, scherzo, non potevano camminare per ragazzi, strada. Non scherzo, è una cosa straordinaria. E, questi matrimoni ne abbiamo, per 20 anni li abbiamo fatti, eccetera, erano straordinari, una bella gavetta. Corrado Mantoni mi disse: voi a Napoli siete fortunati perché fate questa gavetta senza fare scuole, eccetera, che ti formano. E infatti io, grazie ai matrimoni, sono riuscito a superare situazioni veramente imbarazzanti e molte difficoltà. Niente, purtroppo questi matrimoni però non c'era soltanto gente sempre bella, tranquilla, c'erano anche persone che definiamo non proprio normali, non raccomandabili. Non raccomandabili, esatto, non voglio entrare. E niente, io ho ricevuto uno schiaffo una volta a una persona del genere, perché secondo lui ero arrivato tardi, ma ero il primo ad arrivare su questa cerimonia ed era la comunione della nipote di questo signore. E arrivò alle 9, non era ancora arrivato nessuno, perché loro quando facevano queste manifestazioni arrivavano 20-30 artisti e noi avevamo l'abitudine di andare prima a prendere i soldi, fare le cose con i soldi, e poi andavamo a fare le cose gratis, perché era gratis questa cosa. Ero il primo ad arrivare, capisco anche il loro nervosismo, perché non era ancora arrivato nessuno. Alle 9 di sera, dalle 11 del mattino, hanno scaricato su di me tutta quella tensione e ho avuto questo schiaffo. Quindi quello schiaffo a me è stato qualcosa che mi ha ferito come uomo, non come artista, proprio perché dietro l'artista c'è un uomo, c'è la distinzione tra la persona e il personaggio. Ma la cosa più grave è che quel giorno mia figlia Alessia, la mia primogenita, faceva la prima comunione. E io non sono andato alla comunione di mia figlia, e di questo mi maledico, perché andai in chiesa, già ero vestito di bianco, col cappotto, gli mando un bacio e me ne vado. E vado a fare queste cerimonie. E la sera succede questa cosa e la dissi: non mi meritate, perché io per venire alla comunione di tua nipote non sono stato alla comunione di mia figlia, una cosa terribile. Però devo anche dire che quello schiaffo è stata la mia volta buona, perché mi ha salvato. Praticamente io smisi di fare Bibi e Cocò, lo dicevo sempre, il giorno in cui uno si permette di mettermi le mani addosso, io finisce Bibi e Cocò. E così è stato. Cominciai a fare l'imprenditore, aprì un piccolo localino a Napoli, il Cabaret Portalba, dove ho fatto provini a Alessandro Siani, a Rosalia Porca, tutti, Paolo Caiazzo, personaggi che oggi sono straordinari e bravissimi. E poi la RAI, la signora grande Anna Maria Pugliese di Napoli, mi chiamò e dice: portami tutti questi ragazzi a fare i provini, che Gianni Boncompagni fa una trasmissione, si chiama Macao. E il mio socio all'epoca, Mimmo Esposito, mi dice: facciamolo anche noi il provino. Beh, ragazzi, c'era tutto il sud Italia a fare i provini, alla fine io sono stato scelto per Macao e da lì è partita la mia carriera nazionale. Dal 1997 ho iniziato la mia carriera nazionale, fino a pochi giorni prima ero un comico di provincia, di napoletano, insomma, e quella è stata la mia svolta, la mia volta. E allora buona. Dobbiamo tenere i matrimoni, perché è stata la tua volta buona. Ripiamo la televisione. Assolutamente. E arriva però Macao, a proposito di televisione. Bravo. La gente da casa dirà: ma chi è quello? Mia moglie dice: non è importante chi sei, ma che cosa sei? E io che cosa sono? Sono l'uomo con la patata più grande del mondo. Appunto, a Napoli la possiamo definire in tre parole: Russ, Abad e Massic. Lei adesso per contratto mi deve chiedere come l'ha trovata. Ah, allora. Facciamo finta. Come l'ha trovata questa patata? Ma niente, signor Alba, così, insomma, per caso, scavando, zappando nel mio orto con lo zappone, zappando, a un certo punto lo zappone si incastrò. Che cosa c'era sotto lo zappone? E cosa ha pensato quando si è incastrato lo zappone? No, io sono rimasto meravigliato, ho detto: ma che cosa c'è sotto lo zappone? Cosa c'è sotto lo zappone? Non lo devo dire a lei. La patata. No, la patata più grande del mondo. E c'era questa patata gigantesca nello studio. Gianni Boncompagni è straordinario, guarda. Gianni Boncompagni è un genio della televisione. Faceva queste cose, io stessi, ma com'è possibile? E da lì poi è partito tutto quanto. Da lì poi il film di Salem con l'amico del cuore. Posso dire che sei più bello brizzolato? Bianco ormai. Lo dici per compiacermi o perché? No, davvero, Biagio. Quel nero era troppo nero, sembrava quasi tintura. Dai, quanto sei scemo, guarda. Grazie.
Comunque Biagio Izzo non si è fatto mancare niente, è stato cantante ma anche ballerino, perché nel 2007 lui accetta di fare Ballando con le Stelle. Vero. E quante te ne diceva tua moglie Federica? Mia figlia pure. Pure tua figlia. Deve vincere Rosolino, diceva mia figlia, deve vincere Rosolino, amava Rosolino. Che ha trovato anche poi moglie. È vero. Ma tu la moglie già l'avevi e io la conoscevo prima di te, tua moglie Federica. Lo so. Perché adesso lo possiamo dire. Lo so, sì, sì. Conosco Biagio Izzo perché in realtà conoscevo sua moglie Federica, era tra le più belle dell'università orientale. E lo è ancora. E lo è ancora, certo, parliamo di quando eravamo ragazzine, io vedevo questa ragazza bellissima, bionda, con questi occhi azzurri, dice ma... Ma da dove arriva? Da dove arriva? Dal Vomero. Ecco, la ragazza più bella del Vomero. Vabbè, Federica, lo faccio anche un po' per te. Guarda tuo marito a Ballando con le Stelle, nel 2006 mi dicono, sbagliato anno. Amore, cambia canale. No, non che che. Aggiungo per terra, Biagio. Un po' pinguino, eh? E il fiorellino lo molli là. È finito l'amore. È finito. È finito. E lo molliamo là per terra? Sì. Oh, che brutto, non mi piace. Ma cosa mi hanno detto? Io questi cose non capisco. Sempre grande romantico io, eh. Queste cose non le capisco. Fabrizio, che dicono i social oppure i WhatsApp? C'è un bel messaggio che è arrivato, proprio prima si parlava dell'aspetto umano, quanto è importante, e c'è una nostra telespettatrice che dice: Biagio Izzo mi ricorda la mia infanzia di mia zia in via degli Ulivi a Ercolano. Quando lui passava si fermava sempre per una barzelletta e un sorriso per tutti quanti, perché io e mio cugino eravamo pazzi di lui, sempre gentile e sempre allegro. Chi sei Biagio? Che bello, grazie. Chi sei Biagio? Fino al 19 novembre e qui a Roma la Sala Umberto è impegnato, ma nel frattempo c'è anche il tuo compleanno. Allora io ti chiedo, ci sarà un party di compleanno o una cenetta? È che io lavoro, sono in teatro e quindi... Ma, però è lunedì e quindi magari a me piace festeggiarlo in famiglia, con la mia famiglia. Ma quanti siete in famiglia, Biagio? Se lo dico un po' mi vergogno, perché ci sono 400.000 nascite in meno, noi eravamo 9 figli, papà, 9. Se ci muoviamo tutti e 9, praticamente dobbiamo fittare un ristorante solo per noi. Eh sì, perché poi si erano sposati, immagino, no? Sì, con figliati. Io ho nipoti che non conosco, forse non mi hanno mai visto, ti giuro. Quando mi prestano, ciao zio, ma chi sei? Sì, sì, compleanno, però devo dire la verità, che io... bella! Martina! Ma è cresciuta! Martina, sì. Quanti anni ha adesso Martina? C'ha 19 anni. Agli occhi della mamma, lui? E Raffaele, l'ultimo arrivato, c'ha 16 anni. Tutti belli come la mamma, meno male, Biagio, come la mamma. Sono felice. Meno male, pure io sono felice. Alessia e Valeria del primo matrimonio. Alessia pure lì avevi scelto bene la mamma, meno male, bravo Biagio! Guarda, erano piccolini, guarda Raffaele come era biondo. Biondissimo Raffaele, io li ricordo così. Ma che belli, mamma mia. Vabbè, Biagio. Grazie a Federica, perché sono uguali a Federica e Alessia e Valeria. In teatro qua siamo, che loro mi seguono sempre. E grazie alle mamme che crescono i figli, perché come papà... Sì. No, ma grazie alle mamme, perché se no io non potevo fare questo lavoro se non avessi avuto Federica che mi supporta, mi aiuta e mi dà la possibilità. E che è importante, avere una donna al fianco è fondamentale. Guarda che cos'è, guarda. Biagio, in tutto questo sei diventato nonno. Sì, di Lorenzo. Ma che ha 5 anni, storia. È bellissimo, biondo, bello. Tu bello. Nonno, non ti ci vedo. Che c'è? Perché? Che deve avere un nonno? Lo vizi? Guarda, lo vedo pochissimo. Meglio. Grazie. Lui abita a Roma, io stanno a Roma e quindi mo che sto qua voglio sapere questa niente. Questa qua regali dal nonno. Me lo devo ciaciare un quindi po'. Ci sarà un party di compleanno, così ho deciso io. Sì. E triti la cena? Sì, tritiamo la cena. Un party, facciamo un compleanno è più bello. Tritiamo. Mi piace sta cosa, eh? È bella.
fa un po' di munnezza, però voglio dire. Senti, ma io non ho capito una cosa, ma balcone a tre piazze. Sì. Cioè, come funziona? C'è un balcone, sono tre piazze. Parliamo un po' di questa commedia, che siamo qui per questo praticamente. Certo. Balcone a tre piazze è un spettacolo molto divertente. Questo, vabbè, potevo mai dire che non era divertente. Sicuramente è divertentissimo, ma mi piace molto perché è particolare. Ci sono tante situazioni che succedono, accadono in questo, in questa pièce teatrale, che fanno riflettere molto. C'è un finale straordinario che poi si capisce alla fine. Io mi sono affezionato a questa commedia proprio per questo finale, perché c'è un risvolto che la gente alla fine dice, ah ecco, e poi nevica, esattamente, c'è questo balcone che è praticamente il protagonista di questa commedia, al centro della scena, dove entro e escono tutti i personaggi della commedia, dove c'è una tempesta, imperversa una tempesta di neve e ghiaccio, che a Napoli non si è mai vista, manca la pioggia, figuriamoci la neve e il ghiaccio, e questa tempesta ci obbliga a stare in casa, perché si bloccano aerei, treni, eccetera, tutto, insomma, non si può viaggiare. Io e mia moglie, separati da 6 mesi, costretti a rimanere in casa, siamo all'antivigilia di Natale, e da qui poi succedono tante cose molto molto divertenti per arrivare a questo finale, dove la gente capirà che, voglio dire, nonostante le avversità della vita, bisogna sempre essere prepositivi e pensare alle cose buone, le cose che sono importanti.